Ciao grandissimi, sono qui oggi perché voglio farvi un video particolare, però visto che vorrei seguire un attimino l'andazzo che c'è ultimamente, ho anch'io dei prodotti da sponsorizzare con link affiliato che poi vi lascio in descrizione, quindi ho dei prodotti tipici della mia terra che è l'Emilia Romagna o del grano, fallo vedere per favore gentilmente alla mia camera, ne vediamo delle spighe di grano che ve le metto con link affiliato 1 euro l'una, molto belle. E oltre ai prodotti tipici, quindi culinari, da qui il grano, potete fare la pasta, quello che volete, ho anche dei prodotti di bellezza, dei fanghi. Questa qui è terra con dentro della merda di vacca, che usiamo per concime. Voi ci mettete l'acqua e poi ve la spalmate sulla faccia. No, visto che ormai si vende un pochino di tutto, ho detto anch'io che insomma, di quella di terra con la merda ne ho tanta, di spighe, a 1 euro l'una, andiamo benissimo, ragazzi. Comunque vi lascio il link in descrizione. No, adesso scherzi a parte, fino a un certo punto. Voglio andarvi a mostrare quello che vedremo oggi. Allora, ho deciso di fare un video perché mi chiedono, la collezione, no? Orologi, un pezzo, due pezzi, cinque pezzi, sette pezzi, tu cosa fai? Io sono nella malattia più estrema, quindi non guardate me perché io il tunnel l'ho arredato, non ne sono mai uscito. Oggi invece voglio portarvi due esempi di due importi diversi, quindi ci sono sei orologi, di due collezioni fatti da tre pezzi e tre pezzi, equilibrate, studiate, di due importi diversi. Da una parte saremo su un importo, oddio, di circa 13-14 mila euro, dall'altra invece un importo più contenuto, direi circa 5,5. Sì, 5,5-6 mila euro circa più o meno, quindi ho cercato di fare la metà una dell'altra. Ma adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, mi metto il guanto e se la mia camera gentilmente si avvicina vi faccio vedere. No, vieni, vieni, vieni vicino, dai. E vi faccio vedere. Partiamo dalla prima. Allora, svegliamo le carte. Primo tris, Omega Speedmaster Foice. Facciamolo vedere, cronografo, faremo anche un video dedicato, l'ho fatto anche col caro amico Stefano, calibro 1861, bel oggetto, vetro zaffiro, logo applicato, assomiglia tantissimo al 321, io ho montato il bracciale perché esce di serie col cinturino, va a richiamare insomma lo Speedmaster Red White, orologio fantastico. E questo della collezione fa parte del cronografo. Orologio con complicazione, diciamo, e quindi c'è il cronografo. Dopodiché, numero 2, Black Bay Ghiera Rossa, già presentato, insomma lo conoscete, è un evergreen, quindi questo va a prendere nella collezione il posto del diver, quindi è l'orologio diver, l'orologio sportivo da usare in piscina, da usare al mare, da usare con chi vi pare. E quindi io ho scelto questo che trovo un pezzo assolutamente fantastico assieme all'Omega, quindi due orologi, diciamo, gettonati, famosi, ma un pochino fuori dal coro. Oddio, il Black Bay non tanto, ma. E poi in una collezione di tre, se abbiamo il cronografo, lo sportivo diver, serve la nota di colore, libero. E quindi Zenith Defy. Titanio, l'abbiamo visto nell'ultimo video, gomma, movimento Elite, insomma orologio particolare, orologio che si fa guardare, molto molto bello. Dai, fa vedere un po' anche il cane che beve, guardate, guardate come beve. Dai, ritorna qua. Orologio molto bello, quindi la nota di colore. Quindi riassumendo, il primo tris o tridente, Foice, Black Bay, Ghiera Rossa 41, Zenith Defy Classic. Questa vuole essere la prima idea di collezione. Tre orologi diversi tra loro, tre utilizzi diversi. Se sentite ancora il cane bere perché è un cammello più che un cane. Secondo me è ben ragionata. Uno con tre orologi riesce a fare tutto, quindi ha il Defy titanio colorato orologio particolare, al Black Bay da 41 ghiera rossa
diver sportivo, e al cronografo, tre case blasonate, assolutamente un bel tridente. Ora vi faccio vedere l'altro, invece, quello un pochino più economico, ma secondo me è sempre molto studiato. Se la mia camera un giattimento torna ad avvicinarsi, che sbuffa, che stanca, su, giù. Allora, partiamo dal primo. Tudor Heritage Monte Carlo, orologio di ispirazione anni 70, che ricalca poi il suo stesso modello, il suo predecessore, quindi sempre il Tudor. Qua lo potete vedere, una riedizione moderna, quadrante grigio, che è quella più fedele. Orologio di cui parleremo poi in un video dedicato. Qui l'ho preso come cronografo, quindi cronografo, orologio con complicazione, braccialato, un bel pezzo. Poi passiamo come prima al diver. Quindi diver, cosa non meglio se non un'eterna Super Contiki, il diver, diciamo, della casa, di Eterna, marchio prestigiosissimo, adesso non se la passa tanto bene. Però ho voluto inserirlo comunque perché trovo che sia un orologio molto bello e non assolutamente scontato. Sento delle lamentele, Pedro. Non abbiamo Rolex oggi. Va bene? Vuoi venire qua? Vieni, dai, vieni. Vieni. Ma io, ragazzi, volevo un Rolex. Non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, brutto sniffone che non sei altro. Tornando all'ultimo orologio, perché qua non riesco a avere neanche in casa mia un secondo di pace, mettiti qui un momento, cucciolo. Andiamo con l'ultimo. La nota di colore, Zeno, orologio diver, ispirazione anni 70, vintagissimo, guardate che cupola, vetro acrilico, anche questo lo vedremo in un video dedicato. Questo nasce, come aveva spiegato anche un altro noto youtuber, da una collaborazione che Doxa fece con Zeno, perché una parte avevano le casse, che assomiglia molto alla cassa squale, quindi Doxa aveva le casse di origine squale e Zeno aveva i movimenti. Benissimo, questo era solamente una chiacchierata, così un voler parlare, far vedere qualche orologio che, ripeto, non è Rolex, e quando dici Rolex, tac, appare subito. Era solo una chiacchierata per farvi vedere tre esempi di tre collezioni dai prezzi diversi, dagli orologi comunque diversi ma sulla stessa tipologia. Quindi io qua ho voluto ragionare sul cronografo, quindi orologio con complicazione, sul diver, perché per me in una qualsiasi collezione di orologi è assolutamente indispensabile avere almeno un diver e almeno un crono, e più la nota di colore, che in questo caso è ancora un diver dello Zeno, però un orologio molto simpatico, e nell'altro caso invece uno Zenith Defy, che comunque è un orologio particolare, sempre colorato, nel caso dello Zeno arancione, nel caso del Defy un bellissimo blu, ma comunque sono due orologi abbastanza insoliti, orologi che non si vedono, ovviamente di due blasoni diversi, ma che comunque io faccio rientrare nella categoria prodotto un pochino a sé, ecco. Io, ragazzi, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. C'è Pedro che mi sta morsicando perché non voleva forse più Omega, volevi più Omega, purtroppo voleva anche più Omega, di mettere like, e mi raccomando, vi lascio i link affiliati sia per la terra con la merda che per il grano. Vi faccio 1 euro a spiga, guardate che è fatta bene. Questa qui c'ha anche due foglie, potrei fare anche 1,50 euro, ma vi voglio trattare bene, affezionati. Io vi saluto, come sempre è stato un piacere, e vedo che siamo sempre in di più, e vi ringrazio tanto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!